Ambasciata cinese. Andiamo dai cinesi, cazzo, che mi sparano con i fucili, che sparano i pallini. Ammazzare Sam Fischel. Allora, trovo il collegamento tra Georgia e Cina. Cazzo, che belli. I russi coi cinesi, cazzo. Che botta. Il tuo contatto è in posizione. È il nostro uomo in Birmania o Myanmar. È lo stesso. Dove lo trovo? Sul tetto di un edificio vicino all'ambasciata, sotto un'insegna rossa. Risponderà alla frase: una fredda e limpida giornata d'aprile. Il tuo OPSAT è stato aggiornato. Tanto per essere chiari, se uccidi qualcuno, la missione è finita. Se la fallisci. Dovrò trovarmi un rifugio antiatomico e imparare qualche preghiera. Vedo che hai capito. Comportati bene. Ok, bello, eccoci qui. Non possiamo andare oltre con un veicolo. Inutile ribadire quanto sia delicata questa missione. Una sola vittima e salta tutto. Non dovrebbe essere un problema. Avvicinati al contatto e Lambert te lo comunicherà. Deve muoversi continuamente per non farsi beccare. Ci vediamo al lavoro ultimato. In bocca al lupo. E le mie condoglianze per il tenente Wilkes. Doveva essere una brava persona. Ci vediamo a fine missione. Spero che andremo d'accordo. Sul tuo profilo al forte ho letto che non hai problemi a lavorare con le donne. Infatti, ma fammi un favore, non tirare più in ballo Wilkes. Oh, sì, scusami. In bocca al lupo. Ciao. Para para. Oh, Sam, non farti debilitare dall'area cinese. Melda. È andata a puttane la lampadina cinese. È roba cinese per forza. Te pensi che funzionava ancora? Bella battuta. Anche i vostri occhi sono cinesi, non ci vedete una cippa. Cazzo fai, Sam? Oi, sali sulla scala. Oi, ciao. Ehi ragazzi, ma non mi vedete? Sono qui, sono anche illuminato da embrava. Vabbè, non importa. Nessuno ha visto niente. Oh! Yoho! Pezzenti. Che culo. Sempre non sbatti fare sto pezzo.
Attenti che sti sballoni, cazzo, fanno presto a vederti quelli là in fondo. Soprattutto qui che sono in piena luce praticamente. Non credo potremmo sconfiggere americani. E l'Alka? È l'ordigno del generale. Noi abbiamo... Certo, possiamo causare danni. Ma l'America è troppo avanti. Non riusciremo mai a eliminare tutte le cellule. Ci risiamo. Cosa? Tang ha questa mania dei fast food e dei parchi dei divertimenti. Sono la versione americana delle cellule terroristiche. Sai, in realtà sono piccoli centri di propaganda organizzata. Ben distribuiti, autonomi, sofisticati. Ma pensati... Vedrai, possiamo sterminare i loro soldati e radere al suolo le loro capitali, ma non sconfiggeremo mai i chioschi di hamburger. Ecco perché odio andare in ricognizione con Tang. Ovvio, chi sconfigge il McDonald's? Nessuno. Questo pezzo, la velocità è tutto. Nelle fognature almeno. Perché se pensi di andare lento, lì ti scamano in 2 secondi, devi farli fuori tutti. Praticamente. Una fredda e limpida giornata d'aprile. Ti stavo aspettando. Prendi questa. Sì, dai, non è che ti guarda qualcuno, eh. In ritardo, ma sei arrivato alla fine. Ok, dobbiamo sbrigarci. Dimmi. Sulla mappa puoi vedere l'ufficio del generale nel cortile. Credevo fosse l'ufficio dell'ambasciatore. Lo era, ma da qualche tempo se ne serve un generale cinese. Lo vedrai da te. Potrai introdurti nell'ambasciata dall'ingresso di servizio posteriore. C'è un cancello? Sì, ma tra poco lo attraverserà un furgone per le consegne. Potrai approfittarne per sgattaiolare dentro, ma sarà la tua unica occasione. Ottimo. So fare bene il mio lavoro. Ok, bye bye. Bye bye, un cazzo, devo chiederti ancora un paio di cosucce. Hai della roba da darmi, ragazzo, uè, uè. Chi è questo generale cinese? Non lo so, ma si è portato dietro un intero battaglione. Muore. Un altro? Cazzo. Vabbè. Cosa ne sanno i locali? Le cose non vanno molto bene qui, ma abbiamo imparato a non fare domande. Io rimarrò qua su. Non voglio che mi arrestino per violazione del coprifuoco. Vai, per favore. Più a lungo parliamo e più rischiamo. Vabbè. Munizioni. Oh, sì. Perché non sprecate così tante?
e sono già a metà livello. Sorpassato, potrei anche dire. Sì, beh, sostanzialmente sono già a metà livello. Se soccorressi un po' potrei finirlo in 5 minuti, a mio avviso, ma... io vado piano, che chi va piano va sano e forse va lontano. Cretino! Che bastardo che sono, potevo lasciarlo anche stare a guardare. Potevo aspettare che mi passava in parte, era finita lì. Invece no. Il povero cinese si è pigliato due gomitate in faccia. Mi dispiace per lui. Anzi no, non è vero. Non completamente, quantomeno. Yeah. Come cazzo hai fatto a cadere? Vabbè. Hopla. Un avvertimento, Fisher. Quel furgone è l'unica chance che hai di entrare nell'ambasciata. Non sprecarla. Sta succedendo qualcosa di cui non sono al corrente? Tutto ciò che devi sapere è che se trovi Nicolazze là dentro dovrai agire rapidamente. Un solo passo falso e scoppia la guerra. Se scatta un allarme nell'ambasciata, ti tireremo fuori e la missione è finita. Pazzo. Così che si rispettano i limiti di velocità. Vabbè. Salve. Ehi, sono ancora io. Posso vedere il tuo permesso? È la settima volta che passo stanotte. Possiamo risparmiarci i permessi? Questa procedura è stata imposta da Fei Rong in persona. Mostrami il pass. Grazie. Per l'autorizzazione ci vorrà solo un minuto. Adesso voglio provare una cosa che di solito mi fa ridere. Se funziona, se funziona mi fa fare il game over, però è simpatica a mio avviso. Ah. Attento! Dio mio, Fisher, ma sei impazzito! La missione è finita. Cioè, ditemi se non è fantastico, cioè... Che poi Lambert, che cazzo c'è da rompermi i coglioni a me? È stato il cinese a farlo fuori, non io! Porca troia puttana. Ah. Oh Dio mio, che robe. Mamma mia. Mamma mia. Dio mio, Fisher. Manco fosse colpa mia, porca troia. Dei incoglioniti loro, mica io. O no? Cioè... Bene, sei in regola. Buonanotte. Sì, è mosso qualcosa.
Subito io corro via. Cinese. Mi dia altri 3 giorni. Uno per armare i dispositivi e gli altri 2 per posizionarli. Certo, l'arca. Ma conosce i particolari? Dobbiamo colpire insieme o non ne varrà la pena. Nicolazzo, mi ascolti. Perché lei ci rivelerà. Ma è ridicolo, come potrebbero sentirci? Questa è paranoia, va bene. Ok, parleremo su una linea sicura. La richiamerò dalla mia auto. Per Dio, Fisher, quello è il generale Kong Fei-Rong. Per Dio, e chi sarebbe? È stato il presidente della Commissione Militare Centrale Cinese fino al 2001. Un pezzo grosso dell'esercito di liberazione popolare. Un generale cinese che parla con Nicolazze non è certo una buona notizia. Qualunque cosa si dicano, quella conversazione è di massima priorità per noi. Devi diventare invisibile. Se ti vede qualcuno, la missione è finita. Oh cazzo, quello è Bosco! Ma cazzo! Ok! Dio mio, Fisher, porca troia! Certe frasi fanno troppo venire da ridere. Non sono i soli di cui mi preoccupi, ma sono senz'altro i migliori nelle intercettazioni. Certo. Quante volte verrà reinstradato il segnale? Credeva anche che la sua base nella penisola di Kola fosse introvabile. Comprende la psicologia della guerra? Sì, sì. Ho assistito a molte esecuzioni, ma mai di americani. Un momento. Autista, quanto manca a Muktzobomit? 10 minuti o forse più, ma dovremmo fermarci a un blocco di polizia lungo la strada. No, non ne vale la pena. Mi limiterò a guardare la trasmissione come gli altri. Sì, è vero. Lei è un uomo diabolico, signor Nicolazze. Spero che lo spettacolo vada per il meglio. Stia bene. Hanno intenzione di giustiziare i soldati. Sembra proprio di sì. Devi fermarli. Vai all'appuntamento con Cohen. Le farò avere le coordinate per Muk. Muk e Zoebo. Giusto. Terreno di caccia propizio. Non è più il caso di andare tanto per il sottile. Farò sapere tutto ai capi di Stato Maggiore e vedremo se sarà guerra. Io voglio conoscere il doppiatore dell'autista cinese, che è troppo bello. Ok. Oh, l'oscurità perfetta. Oh, che cazzo. Tu sei peggio di me, lo sai. Cazzarola. Vabbè. Sali dietro, dobbiamo andare. Reggiti forte. Se te ne resti lì così, mi sa che faccio prima a saltare su e guidare io. Come cazzo hai fatto a entrare in retromarcia poi? Ad aprire la portiera? È impossibile. Non ha logica. Ma porca miseria, cazzo che livello pieno di sorprese e di risate. Allora, le informazioni rivelano che c'è sto venditore di accendini cinese e vuole giustiziare sti tizi infilandogli
sparandogli con le pistole di plastica e pallidi negli occhi. Cazzarola. Pur non rivelando le proprie fonti, i servizi segreti americani affermano di avere prove che la Cina stia costruendo armi nucleari in aperta violazione dei trattati internazionali. La Cina ha categoricamente respinto tali accuse, ribadendo la propria convinzione che le trattative diplomatiche con la Cina continuano a peggiorare. Le forze militari americane si stanno mobilitando in vista di un possibile conflitto. La Cina smentisce nuovamente qualsiasi coinvolgimento con Combine Nicolazze. Oh mio Dio! Trasmesso via internet solo pochi minuti fa. Non posso tollerare che la mia nazione sia soggetta all'arrogante dispotismo internazionale degli Stati Uniti o del sostegno dei suoi alleati. Il mondo non è soltanto vostro. E i soldati dei vostri eserciti sono colpevoli, quanto voi, del fascismo americano. Alle 17:30 ora di Greenwich, i soldati americani catturati nella legittima guerra contro la loro patria verranno giustiziati. La loro morte verrà trasmessa in diretta.